Boom. Oh. E allora benvenuti a questo appuntamento sulla salute perché sappiamo bene che se eh, non si sta bene non si sta bene questo è il principio principale e primario per vivere bene perché eh, al di là di tutto eh, di tutti i successi uno può raggiungere il primo è quello della salute e benessere perché se questo non è presente se uno non sta bene non ha quella salute fisica tutto il resto tutti i successi non puoi neanche goderteli come si vuol dire e quindi questo sarebbe molto triste ed è per questo che deve essere un aspetto da gestire eh, in primis assolutamente cruciale e vitale poi soprattutto oggi come oggi che abbiamo la possibilità di vivere più a lungo e, e le prospettive sono straordinariamente in aumento e quindi ecco vivere già noi siamo in quella generazione facciamo parte di quella generazione che vivrà parecchio e, e ossia che eh, la prospettiva di vivere 120 anni è molto reale. Quindi sono tanti 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 anni, però vogliamo viverli bene, ecco, questa è una cosa fondamentale, sia cosa vuol dire? Vuol dire in salute, energia, vitalità, avere eh, proprio la forza, il dinamismo l'energia per fare tutto quello che noi desideriamo e allora sì che ha senso e che è, è assolutamente sensato desiderare di vivere fino a 120 ma anche 130 e anche molti scienziati come Mark Hyman, Peter Diamandis e altri che sono medici tra l'altro che proprio e sono proiettati in quella direzione, preparati e si preparano proprio e sono eh, preparati a, a vivere, ecco oltre anche i 120, anche i 130, anche 140. Quindi sono tantissimi anni e quindi vogliamo viverli bene e, e perché, sennò non ha proprio senso. E, e, e Il difficile, non è tanto sapere cosa fare, quello. È facile eppure c'è anche confusione. Cerchiamo di chiarire questa confusione in uh, questo spazio, in questi appuntamenti. Però questo è il grande freno e il grande limite. Non è sapere cosa fare, è il farlo. Sono due, mon due mondi, due galassie, due pianeti completamente separati. Uno è sapere cosa fare, l'altro è fare ciò che sai. Sono due pianeti differenti. E, e, e già il primo pianeta, anche qua c'è confusione, sapere cosa fare. Però è facile, è semplice sapere cosa fare. Eh, ci sono molti mh, dietologi che sono sulla buona strada, soprattutto quelli... Eh, che mh, portano avanti eh, che o che seguono un, un approccio basato sulla eh, functional medicine sulla medicina funzionale oppure sulla medicina dello stile di vita o sulla medicina nutrizionale eh, questi sono veramente approcci molto all'avanguardia e eh, molto efficaci e eh, questi professionisti hanno una buona idea di cosa, <ride> bisogna, cosa bisogna fare per stare bene, però poi si, si meravigliano e io li, poi li seguo, nel senso io te, tengo delle sessioni di coaching per eh, questi medici, questi professionisti, perché vengono da me sorpresi che sebbene abbiano detto le cose correttamente ai loro pazienti o in alcuni casi per esempio il nutrizionista, il nutrizionista probabilmente li chiama clienti ecco che eh, è sorpreso che il paziente non mette però in pratica le belle cose che gli può aver detto il dietologo e, e quindi questo è il grande eh, dilemma e la grande difficoltà nella implementazione però almeno, almeno assicuriamoci di avere le idee chiare per quanto concerne il cosa fare e, e, e oggi come oggi non è più um, non è più un um, controversial ossia ehm, un aspetto controverso dove abbiamo eh, troppe idee divergenti lo so ci sono lo stesso tante idee divergenti è vero però scientificamente lo sappiamo quali sono eh, per esempio se parliamo di alimentazione e l'alimentazione è uno dei pilastri principali e ora quale mettere al primo posto? A livello generico, generalmente parlando, perché poi dipende uno come lo applica questo principio, questo pilastro della salute e benessere, in termini generali l'alimentazione è al primo posto, proprio così, l'alimentazione è al primo posto. Sempre col buon senso. Perché, se una persona mette l'alimentazione al primo posto, però non dorme, ecco che c'è un grosso problema. Per questa persona, quello che deve correggere è il dormire. E quindi la sua priorità nella sua vita deve metterla al sul sonno, sul dormire. Oppure eh, se la persona. Eh, non si muove per niente, anche se mangia bene, deve spostare l'attenzione sull'attività fisica, sull'esercizio fisico. E per quella persona la priorità al primo posto diventa che cosa? L'esercizio fisico. Perché? Perché non ne fa è zero. Quindi, per quello ho detto col buon senso, se uno ha uno stile di vita dinamico, con attività fisica, senza ammazzarsi di esercizio fisico senza necessariamente andare in palestra tutti i giorni però ecco una vita dinamica non sedentaria ecco che beh, questo è una, uno stile di vita comune quindi in termini generali al primo posto è l'alimentazione proprio perché ecco non abbiamo situazioni gravi circa gli altri due pilastri che sono appunto l'esercizio fisico e, e, e l'esercizio fisico e il sonno e il dormire. C'è il quarto che poi a mio avviso è il più importante, però è difficile determinare e, ed è quello dell'atteggiamento mentale. L'abbiamo sentite queste storie di persone che ci raccontano del um, loro familiare che ha avuto un problema, che strano, perché l'alimentazione era perfetta e quando sento queste, queste, queste affermazioni: perfetta, ecco che subito scattano i dubbi. Perfetta, eh, mangiava benissimo, eccetera, e eh, faceva tanto esercizio fisico eh, tutti i giorni. Ehm, stile di vita perfetto, andava a dormire presto la sera, dormiva bene e a... Ecco, quindi ecco, questo di solito, però a volte ci sono anche problemi in questi tre elementi che le persone pensano che definiscono perfetti. Non è spesso così, l'idea di perfetto per una persona non corrisponde veramente alla a grande evidenza schiacciante scientifica. <ride> Sono così opinioni personali che, eh, che non hanno, che hanno poco a che fare con quello che noi sappiamo scientificamente. E quindi, eh, questo quarto elemento che è lo stato psicoemotivo. Se non c'è, tu puoi fare tutte le altre cose. E uno può dire, perché allora non lo metti a, al primo posto questo atteggiamento mentale psicoemotivo, che è, se è così importante, perché è difficile da trattare. E, e, e in società si dà per scontato, è un errore, questo, eh, che tutti stiano bene quando nella realtà tutti stanno male. Mi, mi, mi riferisco proprio mentalmente, psicologicamente, psicoemotivamente sono tutti o uh, con um, il disturbo bipolare, o con l'ansia, o con la depressione o con la rabbia o con la frustrazione o le paure o le insicurezze croniche o tutte queste preoccupazioni che consumano le persone cronicamente e eh, però lo stesso in società ecco comunque eh, perché questo è un argomento a sé però ecco questo è l'aspetto più importante e poi anche il fine di tutto eh il fine di tutto ossia dello star bene, della salute, dell'alimentazione, del dormire, dell'esercizio fisico: del tutto è stare bene, essere felici, è avere questo benessere fisico e psicoemotivo, e aggiungerei anche spirituale, nel senso di un senso di connessione, legame, appartenenza con questo universo e sentirsi guidati. Ah! <ride> questo è straordinario, questo è bellissimo perché sei sereno, eh, non hai nessun rimpianto perché stai seguendo proprio il volere del tuo spirito, del tuo cuore, della tua anima, della tua intuizione. Cosa c'è di più bello? Wow, è fantastico, sei libero. Non hai preoccupazioni per la testa e sei presente. Quando fai una cosa la fai al 100% e ci metti tutto te stesso. Fantastico. Però questi sono aspetti un pochino più complessi ed è qualcosa di cui mi sono occupato tantissimo e per fare giustizia a questo aspetto bisogna dedicarci un appuntamento intero. E quindi ecco in termini pratici, sempre con buon senso, diciamo che l'aspetto dell'alimentazione dell è al primo posto. E poi ritorniamo a quello che stavamo dicendo, che c'è il sapere cosa fare, quindi come vivere, cosa mangiare, e poi il farlo. Il problema che hanno molti nutrizionisti è che pensano che le persone siano dei robot pensano che le persone siano logiche, razionali e ragionevoli, ma l'essere umano non è né logico né razionale né ragionevole né tantomeno è un robot. L'essere umano è principalmente, fondamentalmente una creatura emotiva e se noi non teniamo questo ben a mente, ben in considerazione, non saremo molto efficaci nell'aiutare le persone a cambiare, né tantomeno questa persona a cambiare. E se sei un esperto in materia, devi assolutamente essere coerente e quindi vuol dire che hai un equilibrio, un senso di centratura un sano, profondo senso di benessere e segui proprio lo stile di vita e il regime alimentare che eh, ritieni, ovviamente, il più sano. Lo so che poi vogliamo tenere in considerazione gli aspetti individuali e soggettivi, ma sicuramente possiamo fare anche una delle generali, generalizzazioni di tipo il fatto che la prima la più grande è quello del basare la nostra alimentazione principalmente su che cosa? Su cibi di origine animale o su cibi di origine vegetale principalmente? Esatto, e questo lo sappiamo tutti. Vogliamo basare la nostra alimentazione principalmente, non ho detto esclusivamente, ma principalmente su alimenti su cibi di origine vegetale e questo comprende quindi eh, eh, tutti gli ortaggi, verdure, frutta, semi, noci, piante di qualsiasi genere, erbe e eh, eh, quindi ecco Tutte, eh, tutte queste sostanze anche di origine eh, sia um, anche di origine marina, eh, delle piante, che contengono dei concentrati di mh, fitonutrienti, per esempio, proprio perché contengono appunto questi fitonutrienti, questi micronutrients, ossia questi micronutrienti che sono per dirla in maniera semplice dei medicinali vegetali naturali e, e, e sono quelli che effettivamente ci proteggono da tantissime malattie croniche e, e poi ne abbiamo appunto più di 20.000 e continuano gli scienziati a scoprirne di nuovi ma noi non abbiamo bisogno di sapere tutti i nomi sappiamo una cosa che quando noi consumiamo i cibi freschi i cibi sani, i cibi biologici o biodinamici o meglio ancora selvatici o del tuo eh, orto. Ecco che abbiamo tutti questi straordinari antiossidanti, fitonutrienti, flavonoidi, eh, eccetera, eccetera. L'icopina, eh, l'icopene, abbiamo la luteina, diaxantina, eccezionali per gli occhi e per tanti, tante altre Altre, eh, altri aspetti del corpo e altri benefici che ci apportano queste sostanze fortemente antiossidanti. E, e vogliamo, per proprio dirla a grandi linee, vogliamo invece eliminare innanzitutto proprio completamente um, i, eh, gli oli idrogenati, gli oli transa, parzialmente idrogenati questi li vogliamo proprio categoricamente evitare quindi quali sono le, le due o tre cose che vogliamo evitare senza impazzire su tutta la lista dalle cose delle cose che non fanno bene perché questo è noioso e le persone non vogliono pensare alle cose che devono evitare perché dobbiamo assolutamente essere degli psicologi in questo sia con noi che ovviamente con le e altre persone con i nostri clienti i nostri cari i nostri familiari amici che vogliamo appunto avere un input costruttivo sano con queste persone importanti però con chiunque in sostanza e, e, e quindi un'altra cosa da evitare oltre agli oli idrogenati questi oli grassi trans e sono gli zuccheri i zuccheri raffinati e zuccheri aggiunti, eh, la maltodestrina, il glutammato e ci sono una marea di termini che vengono utilizzati per mascherare lo zucchero e, e, e lo zucchero appunto è il più grande l'elemento più. Infiammatorio che ci sia ed è quello che poi innesca maggiormente i processi infiammatori ed è, eh, ed è quello che fa cascata, crea questo stress ossidativo, è una delle sostanze più acidificanti che possiamo consumare, che possiamo ingerire. E eh, un'altra cosa che invece vogliamo stare alla larga il più possibile, però ecco senza impazzire, sono gli alimenti eh, processati, è un termine americano, inglese, e in italiano diciamo alimenti lavorati. Meno lavorati sono, meglio è. Meno lavorati, trattati ad alte temperature, con esagerate pressioni o i processi eh, di affumicazione e cose di questo tipo sono, uh, sono processi che danneggiano gli alimenti e li rendono nocivi consumati in, uh, in quantità importanti o abitualmente anche perché ci aggiungono poi eh, come per esempio in molti prosciutti che sono uh, delle carni eh, processate rientrano nelle carni lavorate processate e ci mettono i nitrati e i nitriti che consumati occasionalmente non sono un problema ma consumati abitualmente rientrano l'organizzazione mondiale della sanità lo ha anche e le sue agenzie lo hanno riportato più volte che è una, sono sostanze cancerogene e lo stesso anche gli idrocarburi che usano nella, nel, nella affumicatura eh, di alimenti per esempio tutti gli alimenti che sono affumicati ecco semplicemente di nuovo senza impazzire se capita... Di tanto in tanto non è un problema, ma abitualmente è, è, è meglio evitare di consumare prodotti di questo tipo sistematicamente, sempre, sempre, sempre. E questo vale per tutti gli alimenti eh, confezionati: magari non a livello così grave come queste carni trattate o affumicate, però eh, lo stesso eh, ci sono. E soprattutto se rimangono lì del tempo, eh, cibo in scatola e non è eh, tra i più sani. Già, sicuramente, sicuramente. Se sono invece contenuti dei, dei contenitori di vetro, ecco qua ci siamo, vanno bene. E, se sono prodotti fatti in casa, conservati con gli approcci. Eh, dei nonni e bisnonni quelli sono sempre i migliori eh, però ecco sempre il cibo migliore è quello fresco è quello fresco comunque e ehm, tolti questi tre eh, veleni importanti che eh, li ripetiamo sono i grassi idrogenati gli oli idrogenati sono gli zuccheri lo zucchero purtroppo lo so è buono è piacevole, è gustoso e il titolo per esempio della live di eh, questo incontro, di questo appuntamento di oggi è appunto il gusto di star bene. E eh, prima di continuare voglio pure appunto aprire una parentesi sul titolo, perché il gusto di star bene, perché innanzitutto lo star bene è uno sballo, è uno sballo, è bellissimo è, 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 è fantastico star bene perché poi star bene è un po se vogliamo il, eh, il segreto della vita è, è star bene è essere felici lo scopo se vogliamo è quello proprio di stare bene perché poi possiamo sicuramente espletare la nostra responsabilità di contribuire verso il mondo, verso gli altri, verso i nostri familiari, i nostri cari, le persone che amiamo, eccetera. E la famiglia estesa che è il resto, tutto il mondo, in sostanza. Però questo lo possiamo fare se stiamo bene, se non si sta bene eh, anche l'amore che uno vorrebbe trasmettere e... ecco quindi abbiamo capito il gusto di star bene è proprio questo che è, il, è la felicità perché poi la felicità gira che ti rigira che cos'è non sono delle circostanze perché è assurdo se una persona mi dice ah, la felicità è avere 10 eh, ferrari ma per me quello è confuso è una persona estremamente confusa oppure per me la felicità è avere eh, la villa sul mare questa è una persona confusa perché chi vorrebbe avere eh, le ferrari o la villa e eh, stare ma <ride> Perché magari rispondono così, perché danno troppo per scontato che uno, starà, che uno sta bene, è felice e lo starà sempre. Ma le statistiche parlano chiaro. Le statistiche cosa dicono? Che, abbiamo, che viviamo in una società, in una popolazione di soggetti, di esseri umani sani. No! Ecco che cosa, qual è il quadro scientifico che abbiamo di fronte. Abbiamo di fronte un quadro dove una persona su due muore di malattie di cuore, una persona su tre muore di mal malattie neoplastiche. tumori, una persona su quattro muore di diabete. Oggi in America, per esempio, una persona su due o è un diabetico o è un prediabetico. Poi eh, tutte le altre malattie croniche sono in aumento allarmante. Tutte le altre malattie croniche, praticamente tu... Te, dall'ipertensione, eh, quindi mh, pressione arteriosa, al colesterolo, a mh, osteoporosi, a problemi gastrici, gastrointestinali, problemi epidermici, problemi di stanchezza, affaticamento cronico, fibromialgia. Sono problemi neurodegenerativi, sono tutti in aumento allarmante il, dia il, il diabete che è il diabete tipo 3, che è l'Alzheimer, in persone sempre più giovani, sempre più giovani, che adesso lo chiamano diabete tipo 3, cioè tipo 1, tipo 2, tipo 3, ecco, è una forma di Alzheimer. Quindi tutte queste patologie stanno andando via o sono in aumento drammatico? Esatto, sono in aumento, in aumento allarmante e tragico, catastrofico, disastroso. Quindi è inutile che uno dà per scontato, ah, e eh, guarda, voilà, eh, la felicità è, è, è cose eh, materiali. C'è una bella frase che dice, le cose più importanti nella vita o della vita non sono cose. Le cose importanti non sono cose. Le cose importanti sono i nostri valori. Il nostro star bene il nostro star bene perché quando stiamo bene noi, ecco che possiamo dare il nostro meglio, essere di supporto a disposizione per gli altri, che è una bellissima cosa. La ripeto, l'ho ripetuta un paio di volte. Questo del il supporto nei confronti del prossimo è una grande gioia. Per in primis per noi, però, se non stiamo bene noi e eh, quindi dobbiamo prenderci cura per poterci veramente prendere cura del prossimo. Cosa dice il buon libro? Chiamato il buon libro, ossia la Bibbia, ama il tuo prossimo come te stesso, come, come te, come te stesso, come te stesso, come dire, ovvio che ti prendi cura di te stesso tantissimo. Esatto, come ti prendi cura così Pienamente di te stesso, fallo per gli altri perché non possiamo prenderci cura degli altri se prima non ci siamo presi cura di noi stessi e sarebbe veramente anche incoerente, incongruo, dissonante, poco credibile. Cos'è che dice anche una bellissima frase biblica, ehm, bella sacra scrittura. Dall'inglese io la conosco, eh? È, dice Physician heal thyself, ossia è una che poi si usa metaforicamente un po'. In tutti i settori, tutte le professioni, dice Physician, ossia medico heal thyself, ossia medico guarisci prima te stesso, ossia devi stare bene, heal thyself per essere ancora più credibile verso il per e prendersi cura poi effic efficacemente eh, del prossimo e io lo dico sempre che i medici sono veramente la classe più straordinaria eh, in società perché sono quelli che veramente hanno una vocazione, una dedizione, un impegno, una responsabilità, una missione quello che svolgono quotidianamente, 24 ore su 24, praticamente sono sempre a disposizione persone eccezionali, con una sensibilità, un cuore più grande dell'universo. E, e quindi ecco, eh, to totalmente con grande eh, cuore, grande buona fede, però dobbiamo fare attenzione, eh, perché quando vanno in facoltà, i piani di studio sono dettati dalle industrie farmaceutiche, dalle grandi industrie chimico-farmaceutiche. E quindi, eh, le, i piani di studio, i programmi di studio sono delineati, dettati dalle grandi industrie per un motivo. L'abbiamo capito. Ora non vogliamo esplicitare certe cose. Non, non ne voglio neanche parlare però in tutti i miei libri ne parlo. Però ecco, è ovvio. Quindi, ecco, 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 sappiamo bene che. E per questo oggi la Mayo Clinic, una grande organizzazione mondiale, eh, supporta molto e incoraggia molto questa idea del second opinion, ossia il secondo parere, che vuol dire anche un secondo, un terzo, un quarto parere. E quindi, perché hey, eh, sono persone straordinarie e sono, siamo però tutti esseri umani. E, e, e la nostra visione, percezione, eh, tra dieci anni sarà ah, fatta ah, le diagnosi saranno fatte principalmente dall'intelligenza artificiale, ma ancora non ci siamo. Quindi ogni essere umano è meno male, perché di recente, meno male che con mia mamma, eh, che eh, la prima diagnosi era eh, per l'intervento, ho detto, ehi. Hey, Mayo Clinic insegna second opinion, secondo parere, meno male ho fatto il secondo, terzo, quarto parere e il secondo, terzo, quarto erano completamente, non un po', ma totalmente differenti dal primo e meno male. Quindi ecco, uh, la cosa poi non, non c'era bisogno di assolutamente intervenire, ma di anche secondo opinion lo posso dire, second opinions, quindi anche eh, pareri. Ulteriori anche da uh, in Italia ci sono fantastiche strutture, ma anche da strutture estere che si sono allineate perfettamente con delle altre, a differenza di quella. Non, non dico la località uh, per ovvie ragioni. Comunque, eh, dobbiamo, dobbiamo, dobbiamo tenere in considerazione appunto che gli esseri umani sono esseri umani, non sono Dio, e quindi hanno i loro filtri della percezione che sono eh, forgiati, modellati, plasmati, influenzati dai propri eh, punti di vista, teorie, convinzioni, insegnamenti, eccetera, eccetera. Quindi allora invece che cos'è che vogliamo dove vogliamo mettere invece l'enfasi quando parliamo di alimentazione sui cibi di origine vegetale e, e il gusto di star bene. Ne abbiamo parlato, perché è fantastico. Il gusto di star bene, lo star bene, la salute, e, e c'è una bellissima frase. Un bellissimo detto in, in, indiano, un proverbio indiano, che dice: La persona che ha la salute ha mille sogni, mille sogni. La persona che non ha salute è. Ne ha solo uno, ha soltanto un sogno. Hai capito qual è anche? Hai indovinato? Stare bene. <ride> quindi ecco, eh, questo è una un bellissimo proverbio che proprio condensa uh, tanto di quello che è la mia filosofia circa il benessere, la salute, l'energia, la vitalità. E, e, e quindi anche il gusto di star bene. L'ho voluto chiamare in questo modo perché c'è anche un altro significato, il gusto di star bene, che è uno non deve. perché c'è l'idea che se è gustoso fa male, se invece eh, fa bene è terribile di gusto. Ma io non condivido per niente. Le persone che un attimino ci riflettono capiscono che non è affatto così. Perché per me è esattamente l'opposto. Per me più il cibo è genuino, è più è gustoso. Più il cibo è integro, è più è gustoso. Più il cibo è sano, è più gustoso, è più buono, è gustoso. Più il cibo è fresco, è più è gustoso. Più il cibo è biologico, biodinamico, selvatico magari, è più è gustoso. Prendiamo per esempio, lo sappiamo benissimo, il, uh, i pomodori, quelli che compriamo, eh, se dici compriamo perché io francamente non li compro perché sono di plastica dei eh, grandi supermercati, non sanno di nulla. Il pomodoro invece, quello biodinamico o del tuo orto... Raccolto nel momento proprio wow di piena quando è bello maturo è un'esperienza spirituale ti catapulta in un altro universo. È un viaggio astrale straordinario, è un'esperienza spirituale favolosa, fantastica. Cioè ti porta perché all'interno del gusto, uh, del, per esempio, un pomodoro, come può essere un'albicocca, una pesca, eh, proprio staccata dall'albero, proprio eh, terra ricca. Perché se la terra è demineralizzata, perché è stata sfruttata dalle grandi industrie che usano gli stessi terreni, terreni continuamente che eh, vengono totalmente consumati questi terreni. Non c'è nulla in questa terra, non, non ci sono i minerali, non ci sono le vitamine. C'è da meravigliarsi che il cibo che proviene da questa terra, lo so che l'albero fa già dei miracoli, da, eh, di, il miracolo di trasformare della terra in cibo ed è un grande miracolo però diamogli anche qualche sostanza a questa terra se non c'è sostanza se non c'è stata rigenerazione è perché poi si arricchisce naturalmente se gli dai un po di tempo per ripristinarsi per rigenerarsi e altrimenti e comunque ecco le grandi industrie, i terreni, quelli tra, eh, convenzionali, eh, quelli proprio, questi terreni sfruttati, otteniamo cibo che all'occhio sembra normale, però poi di gusto non ce n'ha. Quindi, ecco, cominciamo a capire che questi alimenti più sono naturali, più sono proprio ecco genuini sani più sono sani per l'organismo e più sono buoni infatti mi ricordo recentemente a una, una conferenza una, una famigliola ehm, cioè presente, comunque il marito eh, alza la mano e, e stavamo parlando appunto del, di questo argomento e alza la mano e dice noi in famiglia, noi mangiamo biologico, biodinamico biodinamico è eh, che non soltanto non usano ehm, eh, an, ehm, pesticidi, insetticidi, eccetera, ma la terra viene veramente, pre, si, ci si prende cura, si prendono cura anche della terra per eh, sincerarsi che abbia la ricchezza, abbia i minerali, gli alimenti che eh, deve avere la terra. Quindi questo è biodinamico che è meglio del biologico. Ma generalmente il tuo dal tuo orto, il tuo giardino è il migliore, ovviamente, quello selvatico è sempre il meglio: il meglio, le verdure, un'insalata raccolta proprio per chi sa conoscere, eh, queste perché, se no, se no, le sai conoscere, è meglio andare con una persona che le conosce, ti fai un passe una passeggiata in campagna, raccogli tanta insalata per tutta la settimana, però devi andare a. Con una persona che conosce e, e, e quella veramente, quando la mangi, ti senti proprio trasformare in, in King Kong, veramente, ah, nell'uomo verde come è che è? Hulk, l'incredibile è veramente, ecco, è perché piena, piena, colma, colma di antiossidanti, fitonutrienti, minerali, vitamine in maniera esagerata. Quindi ecco, giusto per dare un'idea, più ehm, selvatico o selvaggio, come il salmone selvaggio è l'alimento, meglio è, più buono è, più gusto ha, più sapore ha e più sano è. Quindi ora, in maniera molto semplice, vediamo esattamente quali sono eh, gli alimenti per stare all'interno. Dell'orario, ecco eh, qua ci sono quali sono i principali fondamentali di una dieta equilibrata. Secondo te ci sono delle domande e i fondamentali sono questi. Sono, innanzitutto, ecco, vogliamo che ci arriviamo anche molto guidati dal buon senso. Eh, secondo te, che cos'è che, che, che è meglio consumare principalmente? Alimenti, l'abbiamo detto prima, di origine vegetale o animale e abbiamo risposto vegetale. Alimenti acidificanti o alcalinizzanti? E la risposta quando faccio la domanda a centinaia di persone in sala, tutti mi dicono alcalinizzanti, alcalinizzanti. Preferiamo alimenti alcalinizzanti, ma non sono tanti, eh. Sono pochi, praticamente sono le verdure e pochi altri. E tutto il resto è acidificante, 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 acidificante. Il mondo è acidificante, eh, che sia le piogge acide, poi tutto, tutto lo sporco delle città quando piove va tutto negli oceani, nei mari. E sono inquinati questi, queste acque, acque inquinati, fiumi inquinati, laghi inquinati. Questo, questa è una realtà, purtroppo è triste, è vera, ma è così. Ecco. Quindi ecco, prenderne atto e c'è il programma di depurare queste acque. Sì, ma ci vorranno degli anni e sono ottimista e ci stiamo muovendo in questa direzione, quindi è bello pensare in, questa, in questo modo. Anche l'aria è più pulita, in molte parti del mondo in occidente in america eh, non, in cina, <ride> non in cina però ecco in america per esempio c'è stato un miglioramento straordinario negli stati uniti nella qualità dell'aria comunque altri fondamenti da tenere in considerazione sono appunto l'aspetto alcalinizzante poi sono alimenti ad alto contenuto di acqua o a Scarso a basso contenuto di acqua. Cos'è meglio consumare? Cibi ad alto contenuto di acqua o cibi con basso contenuto di acqua? E la maggior parte delle persone, praticamente tutti, mi dicono con acqua. E di nuovo, appunto, quali sono questi cibi segreti che eh, sono eh, alcalinizzanti, che eh, hanno poi poca energia o tanta energia? E oggi la possiamo misurare in termini di megahertz. Per esempio, che cos'è che ha più energia? Ha più energia il succo dell'erba di grano, oppure un succo, un estratto fresco di verdure, oppure ha più energia un, un, un cheeseburger al McDonald's. Proprio non c'è paragone. E, e, ma senza esagerare l'estratto fresco tutte le verdure hanno un altissimo livello di energia e noi dobbiamo renderci conto che noi consumiamo per avere energia però se noi consumiamo cibi morti e dobbiamo quindi usare le nostre riserve alcaline i nostri enzimi e, e per proprio consumare i cibi morti che consumiamo andiamo a fare dei debiti sulle nostre scorte, le nostre riserve alcaline, per esempio, di questi minerali pre preziosissimi, importantissimi. Però ecco che eh, non stiamo introducendo, non stiamo facendo dei depositi in questa banca energetica, metaforicamente parlando, ma continuiamo a prelevare, a prelevare, a prelevare. Poi quando manca l'energia, ecco che il potere di rigenerazione, il potere di ripristino, il potere di riciclo cellulare viene sempre meno, sempre meno, sempre meno. Ed ecco che si creano queste problematiche, perché l'organismo non ha abbastanza energia. Quindi vogliamo consumare cibi che ci danno energia, non cibi che ci tolgono energia. Quali sono i cibi che ci danno energia? Di nuovo, l'abbiamo detto, in primis i cibi. Eh, eh, di origine vegetale, verdure, eccetera. Però non solo, eh, i cibi crudi in generale, e questo include anche, per esempio, eh, carni, coloro che consumano la carne. C'è carne sana? Esiste? Sì, esiste la carne sana. Preferibilmente cruda, esattamente. Preferibilmente cruda, certamente. Oppure al sangue, ma veramente al sangue. Eh, però dobbiamo essere certi che, eh, appunto, la carne sia sana e genuina. Oppure, ehm, ecco di nuovo per esempio, gli oli preziosissimi, dei grassi essenziali Omega 3 nei pesci per esempio ecco che sono molto molto sani per noi il consumare per esempio pesce azzurro sardine fantastiche questi grassi omega 3 sono eccezionali sgombro naturalmente e aringhe anche se nei nostri mari non c'è molto laringa però gli altri vanno tutti bene il pesce azzurro in generale alice acciughe salmone va molto bene anche se non è un pesce proprio dei nostri mari, soprattutto quello dell'Alaska, che è un pesce eh, selvaggio, molto sano. però ecco, eh, eh, se c'è l'occasione o se uno viaggia, io ho vissuto diversi anni negli Stati Uniti e eh, due, tre, quattro, a volte cinque volte al giorno, a volte tutti i giorni, mangiavo salmone selvaggio. <ride> E, eh, se uno si trova in alaska magari lo vai anche a pescare proprio insieme agli orsi comunque questi eh, sono cibi eh, straordinari quindi questi sono i principi alimenti principalmente crudi alimenti eh, principalmente alcalinizzanti alimenti principalmente uh, di origine vegetale ma proprio perché non per un motivo eh, particolare semplicemente perché hanno questa grande quantità di fitonutrienti puoi spiegare l'importanza dell'idratazione nella nostra dieta e come possiamo assicurarci di bere abbastanza acqua c'era mica un'altra domanda dalla regia chiedo prima la domanda che eh, era forse più allineata con comunque ehm... Per dirla, ecco, quali sono gli errori alimentari più comuni che la gente commette e come possono essere evitati? Ecco, gli errori più comuni è quello dell'essere veramente, di avere questa grande dipendenza allo zucchero e pensare che vivere senza zucchero sia impossibile. E quando parlo di zucchero, non mi riferisco semplicemente o esclusivamente al saccarosio, allo zucchero bianco, allo zucchero da tavola. Mi riferisco a tutti i cibi che sono ad alto indice glicemico. Iniziando con il pane, pane bianco. Certo, ci sono dei pani che sono sicuramente migliori, come per esempio il pane di segale, il rye bread, pane di segale integrale, buono, gustoso, quello grezzo soprattutto, eh, stile canadese. Eh, ho vissuto a Vancouver, però ecco, è diverso per un periodo e avevano questo pane di segale integrale squisito buonissimo e quello ha un bassissimo indice glicemico, quello va benissimo anche consumato quotidianamente però il pane bianco è, eh, poi ci sono vari appunti intermedi il migliore è quello lì e poi ci sono anche però ecco per esempio il pane di grani antichi eh, come il farro, grano saraceno eh, gra eh, quindi ecco e cereali integrali di questo tipo sicuramente sono una scelta nettamente migliore rispetto al solito pane in commercio e uno deve fare un attimino lo so che non è eh, deve, uno deve fare delle scelte però una volta che delle, anche delle ricerche anche quando uno per esempio si vuole consumare dei latticini cioè latte e latte ora anche questo è tutto un altro argomento da dedicarci proprio a un altro appuntamento tutto sul latte però se uno vuole, vuole consumare il latte, c'è del latte sano. In generale, per semplicità, io dico, se parliamo del latte omogenizzato, pastorizzato, disastroso, che è quello tradizionale, assolutamente senza ombra di dubbio, meglio evitare, anzi bene evitare, anzi è importante evitare, altamente acidificante e ha un sacco di problemi. E, eh, però se uno vuole consumare il latte sano, c'è, soprattutto se è di pecora o capra, per esempio, però anche di anche, eh, latte vaccino, c'è, però è come uno si deve un attimino... E informare, cercare il contadino, eccetera. Ecco, però, una volta uno E eh sì, però qua non ho tutto questo tempo. Sì, ma la fai una volta, una volta che hai fatto la scelta, viene in automatico. Chiami Giovanni, il contadino. Giovanni, allora i cavoli lo stesso come la settimana scorsa. Eh. Mi raccomando, i broccoli. Eh, mi raccomando, gli spinaci. Questo e quell'altro. E eh, mi raccomando, anche quel vostro formaggio, quel pecorino eccezionale della volta scorsa. Quello uh, a crudo perché il pecorino, perché i contadini non lo pastorizzano quelli che se ne intendono, lo tengono a crudo per avere le proprietà, che ci sono anche delle proprietà sane, se non ci sono i problemi del, del latte, eh, così di, diciamo, della centrale o comunque <coughs> pastorizzati e omogeneizzati, omogeneizzati con uh, tutti questi processi che tolgono qualsiasi cosa di buono ci possa essere nel latte. Senza parlare che provengono da delle, degli allevamenti che sono un disastro, a cui danno da mangiare a queste bestie eh, soia, che oltretutto non è bio, ma è quella è contaminata, e eh, gli danno mais, eh, quindi gli danno mais, gli danno grano, anziché fargli mangiare quello che dovrebbero mangiare, erba. Queste, beh, boh, fantastiche. Nostre amiche, erba dovrebbero mangiare. Ecco cosa dovrebbero mangiare. Ecco quindi uno si informa e, e trova dei fornitori sani. E quindi ecco queste sono le cose più importanti. Se vogliamo dare una top 10 degli alimenti più importanti da consumare abitualmente, sono proprio questi broccoli o comunque eh, alimenti della famiglia delle crucifere perché sono. Straordinariamente antitumorali anti e antimalattie croniche e preservano proprio salute, vitalità e benessere. Deve essere qualcosa di abituale tutti i giorni. Che eh, se non sono broccoli, sono spinaci, se non sono spinaci, sono asparagi. O sono carciofi, o uh, sono. O è sedano. E poi, ovviamente, senza dimenticarci, eh, penso che il re, anzi, ho fatto delle ricerche, ho fatto anche diversi video. In merito, e il re di, eh, de, de, degli ortaggi è il cavolo dinosauro. Che non è nient'altro che il cavolo toscano, detto anche il cavolo nero. Questo in inglese è il che. Questo al primo posto, sempre a fianco al, ai broccoli. Però ecco, forse anzi, sicuramente un, ancora meglio se è biologico il cavolo nero. <coughs> Se non lo è, li teniamo in acqua per una ventina di minuti, 15-20 minuti in bicarbonato di sodio e toglie una buona quantità di pesticidi, insetticidi, se uno non ha a disposizione questi, queste verdure biologiche eh, o del proprio giardino. E poi altri alimenti, l'avocado è un alimento eccezionale che ci permette anche di assimilare meglio le sostanze degli altri alimenti, le altre verdure che ho citato, insalata liberamente, starei non, eviterei eh, la ghiaccio, quella che chiamano ghiaccio iceberg perché non contiene nulla, è una finta insalata, di sostanze ne ha poco, poco e niente, più niente che poco. E, e poi se sei in un ristorante non sai da quanto tempo quell'insalata era nel ristorante perché ha, un, ha dei periodi di conservazione incredibili, può durare dei mesi nel frigorifero e ti mangi non sai che cosa perché di eh, proprietà non ne contiene. A parte appunto esclusa questa, tutto il resto, rucola, spinaci. E la barbabietola rapa e poi ovviamente tutto il resto peperoni, cetrioli, eh, aglio, cipolle di tutti i tipi sono veramente straordinari anche proprio per il microbiota la flora batterica intestinale puoi spiegare l'importanza dell'idratazione nella nostra dieta e come possiamo assicurarci di bere abbastanza acqua e quindi concludiamo con questa e, eh, certo, l'idratazione è molto importante, bere abbastanza è molto importante, e, però naturalmente, se noi consumiamo cibi ad alto contenuto di acqua, questo conta già ed è importante tenere questo in considerazione perché. <coughs> Se eh, mangiamo invece alimenti eh, a, bas a basso contenuto di acqua e pensiamo che bevendo, certo, meglio bere che non bere, però ecco, facciamo molto riferimento anche proprio al fatto che noi stiamo consumando cibi ad alto contenuto di acqua. E ehm, ovviamente è bene consumare anche dell'acqua, per esempio acqua buona può essere anche in bottiglia. Posso citare qualche nome perché le conosciamo, queste in Italia. Non ho nessun legame, nessun interesse con queste marche, però ecco, eh, non però che nego quello. No, non ne ho zero legami finanziari o di, di nessun tipo, di nessun tipo di interesse con queste marche. E, e, e sappiamo che hanno dal punto di vista eh, delle analisi un discreto un discreto profilo quindi è l'acqua lauretana l'acqua plose sono due eh, marche decenti ma non sono le sole eh. però ecco queste sono quelle che anni fa ho avuto modo di, eh, di fare delle analisi delle ricerche in merito e ho riscontrato che sono delle buone acque e sono acque buone e ehm, poi ecco ci sono i sistemi di filtrazione validi non faccio nomi perché ce ne sono troppi modelli e sistemi eccetera però un buon sistema che riesca a togliere una buona parte inquinanti e contaminanti eh, tipo cadmio mercurio e vari veleni che sono nelle nostre acque se noi usiamo quindi perché l'acqua del rubinetto e poi dipende da che zona eh, da zona a zona sono acque differenti quindi ecco un buon sistema di filtrazione è un ottimo modo per filtrare purificare la propria acqua ora mi chiedono spesso il sistema eh, osmotizzante dell'osmosi inversa è un buon modo da una parte sì, perché toglie completamente tutti i contaminanti, però dall'altra parte diventa un'acqua acidificante e eh, diventa un'acqua che non ha minerali e non va bene. E questa mancanza di minerali, se noi demineralizziamo l'acqua perché gli togliamo tutto i contaminanti, gli togliamo anche i minerali, dobbiamo trovare il modo di reintegrarli in qualche modo per dargli. Il la sua uh, rispettare la sua natura naturale proprio, il suo equilibrio naturale dell'acqua e l'acqua per sua natura proprio l'acqua della sorgente ha i minerali e ha un, dal punto di vista del pH, un buon equilibrio e quindi cerchiamo di rispettare il equilibrio del pH, del pH dell'acqua e, e la sua integrità per quanto riguarda i minerali, il problema è che se noi ingeriamo acqua senza minerali, quando l'abbiamo ingerita, poi quest'acqua i minerali se li va a prendere dal nostro organismo. È per questo che eh, la, addirittura eh, una, una, una grande associazione americana eh, ha raccomandato di evitare l'uso prolungato di acqua osmotizzata per questo motivo. Però oggi ci sono in commercio delle, degli osmotizzatori che eh, sono, usano il processo di osmosi inversa, ma al tempo stesso alcalinizzano anche l'acqua e, e, e mineralizzandola correttamente. E quindi ecco, questa è una buona acqua. Però ecco, senza impazzire, anche la, uh, semplice, eh, il semplice sistema più economico di filtrazione può essere già un buon modo perché non pensiamo che sia lì il segreto l'acqua è vero siamo più del 70% di acqua e quindi l'acqua ho scritto anche un libro sull'acqua alcalina tra l'altro un ottimo libro intitolato proprio perché bere acqua alcalina è importante bere acqua alcalina e eh, però non necessariamente poi ci sono anche le gocce che uno volendo Può usare e le può comprare oppure, se non le vuoi comprare, usa qualche goccia di limone, una sprezzata, una, una spruzzata di limone. E fa lo stesso lavoro delle gocce alcaline, alcalinizzando l'acqua. Quindi, uno prende un bel bicchiere d'acqua, ci mette una spruzzata di limone, ed ecco che hai la tua acqua alcalina molto molto semplicemente, quindi ecco, non vogliamo impazzire sull'aspetto dell'acqua, oh devo bere necessariamente quanta acqua bere, 2, 3, 4 litri, 5 litri, che poi sono cose, ecco, diciamo che eh, se noi beviamo un litro per 30 kg di peso corporeo, ecco che andiamo, siamo tranquilli, quindi la persona che pesa per esempio eh, 75 kg, ecco che sono 2 litri e mezzo. La persona che pesa 60 kg sono 2 litri, però ecco neanche rimanere proprio lì fissati. Assolutamente, questo è, vogliamo vivere serenamente. Se noi consumiamo del, eh, del cibo ad alto contenuto di acqua, non ci dobbiamo troppo preoccupare, e eh, quindi, ecco certo, eh, e poi anche il nostro stato a livello di salute. Questo è importante anche. Eh. Che se il, lo stato di salute della persona è precario è così e così ecco che in questa fase è bene consumare di più idratarsi meglio se una persona ha eh, dei valori eccezionali ha una pressione bassissima come l'atleta un polso straordinario e proprio esplode di salute. È una salu È, è un'alimentazione ricca di tutti questi cibi belli freschi. Ecco che beve quando gli capita, sia cioè, quando, quando 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 guidati dal buon senso, guidati dal buon senso. Magari se non ci pensiamo, ma sì. Ma un bicchiere in più sicuramente. Se vogliamo errare, erriamo sul bicchiere in più di acqua e non in meno. Però ecco, se una persona sta bene, non vogliamo preoccuparci di tutte queste cose qua. Noi abbiamo una limitazione ricca di acqua, alcalinizzante, e ricca di fitonutrienti, e quindi ecco, siamo sereni. Perché anche questo aspetto qua, crearci dello stress, crearci delle ansie, oh, non sto bevendo abbastanza, non ci permette, non ti aiuta a vivere bene. Quindi vogliamo essere sereni e tranquilli, come facevano i nostri antenati e non avevano malattie croniche lo so che morivano poi per i cannibali per eh, le vipere eccetera però ecco se non eh, i ragni mille pro, eh, predatori eh, la tigre dai denti a sciabola mangi divoratrice di uomini eccetera e, eh, però è vero che quando non morivano oppure per eh, malattie infettive che eh, per fortuna non sono più questo il nostro problema il nostro problema sono le malattie croniche non quelle infettive però invece ai nostri antenati di migliaia e migliaia e migliaia di anni fa invece quello era il grande problema però malattie croniche non ne avevano e quando non, eh, non morivano per queste cause ecco che vivevano bene Ovviamente considerando lo stile di vita di allora, quindi ecco bene prendiamolo con il giusto eh, buon senso. Eh, però vivevano anche, andavano avanti con l'età, eh, senza avere malattie croniche come, appunto, eh, obesità, ehm, eh, colesterolo, tumori, malattie di cuore, eh, diabete, ma fino a fino a 100. Anni fa queste malattie erano rarissime, non 100.000 anni fa, Fino, cioè, proprio i dati scientifici abbiamo, che fino a, nel 1905, meno del 5% della popolazione moriva a causa di malattie neoplastiche, malattie cardiovascolari e eh, diabete. Meno del 5%. Oggi più del 95% nel giro di 120 anni. Però al tempo stesso, certo, è aumentato anche lo stile di vita perché abbiamo eliminato, risolto tante malattie infettive che a quel tempo facevano delle stragi e, e poi c'erano anche gli altri elementi da tenere in considerazione, le guerre, eccetera. Comunque adesso invece vogliamo seguire uno stile di vita sano. Per quanto riguarda appunto l'idratazione, è importante senza comunque impazzire. Miei cari, è stato come sempre... Un vero piacere trascorrere questo tempo con voi, ci vediamo alla prossima. Buona salute a tutti, ciao.